Sono il dottor Domenico Spinella, responsabile del servizio di chirurgia della mano e del piede presso l'Istituto Clinico Polispecialistico COT di Messina. Da circa 20 anni mi occupo di questo tipo di chirurgia, sia della mano che del piede, e tra gli interventi del piede eseguiamo ormai da tantissimi anni la correzione del piede piatto valgo nei bambini. È un intervento che eseguiamo in regime di disagio one night, praticando una piccolissima incisione sulla zona esterna del piede vicino al seno del tarso, introducendo una vite dedicata in titanio che serve proprio a correggere il valgismo del calcagno. I bambini restano ricoverati una sola notte insieme a uno dei due genitori e alla dimissione dovranno stare senza appoggiare il piede per terra soltanto per 8 giorni e poi cominceranno a camminare, quindi alla rimozione di quel punto di sutura che viene applicato. Non viene applicato apparecchio gessato alla dimissione se non nel caso in cui si vada ad allungare un tendine d'Achille corto o a correggere uno scafoide che è prominente o bipartito e quindi ci darebbe problemi per quanto riguarda il tendine del tibiale posteriore. Solo in questi pochissimi casi selezionati viene applicato un gambaletto gessato che sarà 2 settimane in scarico, cioè senza appoggiare il piede per terra, e 2 settimane in carico, ma soltanto in pochissimi casi in cui si presentano queste due patologie che sono aggiuntive al piede piatto valgo. Altrimenti i bambini stessi, dopo 8 giorni a rimozione di quel solo punto di sutura, cominciano la deambulazione, che in genere avviene quasi subito a pieno carico senza grandi difficoltà da parte dei bambini stessi. A tal proposito ci piace precisare, visto la nostra esperienza in special modo su questo tipo di patologia, che eseguiamo più di 300 interventi l'anno con ottimi risultati per quanto riguarda la correzione, la ripresa funzionale e la soddisfazione dei nostri piccoli pazienti e dei loro familiari.